Sottopiatto, la rubrica enogastronomica di Emilia Sensale. Allora, Giuseppe, ci troviamo qui al Trianon, nel quartiere Forcella, una pizzeria storica, possiamo dirlo, dal 1923 qui, e tu da tot tempo che ora ci dirai. Che tipo di storia ha seguito il Trianon per poter arrivare a essere il Trianon di oggi? Con tutte le sale, ora ci spiegherai quante e quali, che ci sono qui. E ricordiamolo, posso dirlo già da adesso, ogni sala ha un suo forno. Allora, il Trianon nasce a cavallo tra le due guerre, quindi un periodo storico molto bistrattato, se si può così dire. È nato con la prima sala d'entrata che lei ha visto quando è venuta. Poi, piano piano, i nonni di mia moglie hanno iniziato ad acquistare gli altri due locali fino adesso ad arrivare a tre piani, ogni piano il suo forno, come ha detto lei prima. Io ci lavoro da 32 anni esattamente. Quindi non dall'altro ieri, insomma. No, non E in che modo dall'altro ieri. hai visto cambiare anche i gusti dei clienti, la pizza, ecco, in che modo l'hai vista cambiare in questi 30 anni dell'attività? Ma allora, noi bisogna dire che noi comunque rimaniamo una pizzeria storica. Per cui i gusti delle persone sì, sono cambiati sicuramente, però noi abbiamo cercato di mantenere sempre la caratteristica della pizza napoletana. Sicuramente non facciamo solo margherita e marinara, ma abbiamo circa 20 tipi di pizze diverse, ma rimaniamo comunque nelle classiche pizze napoletane. Da noi non troverà mai la pizza con la Nutella o la pizza con la parmigiana o con gli spaghetti. Questo sicuramente non succederà mai. Caratteristica della pizza, ovviamente l'impasto, come non poter parlare dell'impasto, ovviamente ogni pizzeria ha i suoi segreti. In tal caso, quante ore di lievitazione necessita il vostro impasto? E se ci sono delle particolarità, puoi dirle senza problemi. Allora, segreti non ne abbiamo. Allora, il problema di fare una pizza buona è saper equilibrare i giusti ingredienti e, come diceva lei, i tempi di lievitazione. I tempi di lievitazione, noi non serviamo mai pizze che non abbiano perlomeno 12 ore di lievitazione. Questo influisce molto sia dalla situazione climatica, sia dall'umidità che abbiamo in quella giornata. Parliamo un attimo, giusto in maniera descrittiva, delle due pizze che mi hai proposto oggi, che sono la Gran Trianon e la Sette Formaggi. Iniziamo dalla Gran Trianon, otto spicchi di bontà, possiamo dirlo. Cosa possiamo dire di questa pizza? Che è decisamente ricca, non è una pizza, ecco, da prendere al volo, ecco, è una pizza veramente pensata bene, però che ovviamente riempie il cuore, non solo, insomma, riempie la giornata. Allora, è una pizza formata da 8 spicchi. Ogni spicchio, stavamo dicendo, ha un suo gusto diverso dagli altri. Abbiamo 8 ingredienti diversi. Partiamo dal fior di latte, il prosciutto, funghi, abbiamo peperoni, solo il tuorlo dell'uovo, salsiccia e olive acciughe e fiorelli. Possiamo cambiare questi ingredienti come e quando vogliamo, non è detto che devono essere questi per forza. La sette formaggi invece, sette formaggi come dice il nome, che è una pizza bianca però ecco, decisamente gustosa, non una pizza ecco, perché molti che pensano che le pizze bianche non abbiano sapore, e invece in questo caso possiamo dire che è una pizza piena di sapore. Abbastanza ricca di sapori. Una cosa particolare è che noi non usiamo creme già fatte, i formaggi sono fatti a pezzi, li assembliamo noi. E abbiamo il gorgonzola, l'emmental, il silano, l'italico, abbiamo una caciotta nostra qui a Campana. Il fior di latte, che non manca su quasi nessuna pizza, romano e parmigiano.
In ultimo, invitando le persone ovviamente, per chi non l'avesse già fatto, a visitare questo Trianon e a gustare le vostre pizze, parliamo anche di un'iniziativa che tu stai portando avanti, un'iniziativa comunque bella, benefica. Di che si tratta? Noi abbiamo preso a cuore la mensa del Carmine e diamo circa 250 pizze ogni primo lunedì del mese per la mensa dei poveri qui a Via Marina. E solo per voler dare una mano a persone che sono state, che sono meno fortunate di noi.